Daniela, ci sei? Un po' disturbata la linea, ma mi sento. Noi ti sentiamo dentro. Buonasera. Buonasera a tutte, a tutti, a tutte. Grazie per essere qui per questo incontro di presentazione e discussione del libro, sul libro di Roberto Bortone, Molto Social, Troppo Dark, tra Hate Speech, Propaganda, Metaverso e Intelligenza Artificiale, i rischi del web oggi. Il libro è qui, ce ne sono alcune copie lì, tra l'altro, se volete rispogliarle, anche per acquistarlo, vero? E la serata prevede molti interventi. Io mi chiamo Federico Faloppa, insegno linguistica all'Università di Reading in Gran Bretagna, da tanti anni mi occupo di linguaggio e discriminazione e stasera ho anche l'onore e il privilegio di rappresentare la Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e Fenomeni d'Odio. E grazie tra l'altro a chi ci ospita, grazie al CEDEC, e abbiamo tra l'altro tra noi diversi ospiti, tra poco darò la parola a ciascuno di loro, però lascerei un saluto al presidente del memoriale, il dottor Roberto Iara, che se vuole unirsi a noi per un saluto, e io lo ringrazio anche. Avevate la vicepresidente, anzi, che poi condurrà. Ciao Milena, grazie, sono molto contento di vedere la sala piena, perché in realtà io sono un po' prevenuto con la presentazione dei libri, perché non si sa mai quanta gente viene e non si sa mai quante sedie mettere. Però è un'attività che comunque vale la pena di continuare, perché è un qualcosa che integra quella che è l'azione quotidiana che il memoriale fa, il CEDEC fa ricerca, noi invece facciamo presentazione, quindi abbiamo bisogno del pubblico e il fare delle attività che non sono solo la visita al memoriale è chiaramente un qualcosa che integra le nostre esigenze, quella che è la nostra, poi la nostra non remunerazione, non mi piace come termine, ma il ritorno che noi ci aspettiamo dagli sforzi che facciamo per gestire questo posto e che trova soddisfazione se i numeri dei visitatori e gli apprezzamenti vengono esplicitati ed evidenziati. Quindi grazie a tutti per essere qua, grazie all'autore, e adesso sentirò anche di cosa comporta il libro. Grazie Presidente, grazie per il saluto, grazie per l'ospitalità anche al CEDEC. Dai, non so se vuoi fare un saluto, se comunque puoi intervenire, potete intervenire ovviamente quando volete, la presentazione sarà molto informale anche come vedrete, e appunto la partenza, il punto di partenza è il libro di Roberto Bortone che abbiamo appena annunciato e presentato. E io dico solo alcune parole brevissime di introduzione per lasciare poi la parola alle altre ospiti e agli altri ospiti. Il libro di Roberto Bortone, come vedete, è un libro corposo, ma non soltanto in termini di pagine, in termini soprattutto di contenuto, perché il libro di Roberto intanto fa un po' anche la storia della comunicazione mediata, online, non solo dei social media, ma più in generale, cerca di capire come questi nuovi strumenti di comunicazione, nuovi oggi non lo sono più, ma insomma, come hanno modificato le nostre vite, come hanno modificato il nostro modo di relazionarci agli altri, di leggere il presente, di fare comunicazione e di capire anche la realtà che ci circonda, ma poi, è una parte anche cospicua del libro, come hanno modificato il nostro atteggiamento, per esempio in termini di discorso d'odio, di lotta alle discriminazioni o di diffusione di discorso discriminatorio. Fatemi dire da linguista che il libro di Roberto, lo chiamo perché siamo amici, insomma, di Roberto, non è soltanto un libro importantissimo per quanto riguarda i contenuti e la grande mole di informazioni che è riuscito a presentare in modo molto molto chiaro, estremamente chiaro, e tra l'altro appunto anche in modo cronologicamente così efficace, no, Roberto? Quindi rifacendo la storia, che ci aiuta a capire perché alcuni fenomeni si sono manifestati e quali sono i grandi interrogativi oggi che ci si presentano, ma è anche un libro scritto in modo veramente limpido, trasparente, con un grande stile, e io mi sono anche così divertito a analizzare un po' lo stile di Roberto, glielo dico adesso,
però è un libro che è molto accessibile sul piano dello stile, malgrado appunto ci presenti moltissimi dati e moltissimi materiali che sono stati in qualche modo digested, no? Digeriti dall'autore e offerti appunto in questa forma anche divulgata, che ci aiuta a fare divulgazione. Allora, non faccio le mie domande adesso, le lascio magari per il dopo, passo subito alla presentazione delle ospiti e degli ospiti, li nomino uno per uno e poi darò loro la parola. Abbiamo il piacere stasera di avere con noi, insieme a Roberto Bortone, la professoressa Milena Santarini. Milena, tra poco ti darò la parola e ti presenterò anche meglio. Stefano Pasta, professore Stefano Pasta, dove sei Stefano? Eccoti qua. Matteo Flora, ecco qui davanti. Silvia Brena, anche a loro poi una qualche riga, qualche parola di presentazione tra un attimo, e Paola Barretta, anche lei ci ha raggiunti. Betty Guetta, sei qui con noi, non sei ufficialmente, diciamo, tra le persone che parleranno, ma intervieni, puoi parlare quando vuoi, ovviamente, non solo perché sei padrona di casa, ma anche perché sicuramente hai tantissime cose da dire rispetto al libro e ai temi che tocca al libro. Allora, io comincerei, Roberto, se sei d'accordo, con Milena Santarini. Milena Santarini, vicepresidente della Fondazione del Memoriale della Shoah, professoressa di pedagogia all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Milena ha insegnato tantissimo a tutte noi e tutti noi, il suo libro Lamento Ostile è un libro chiave quando parliamo di questi temi, da pedagogista ma anche appunto da studiosa dei fenomeni della comunicazione, ci aiuta a capire perché alcuni snodi sono così importanti sul piano non soltanto tecnologico ma anche delle emozioni, dell'espressione appunto del linguaggio attraverso questi mezzi. Allora Milena, se sei d'accordo, io lascerei a te un po' l'introduzione oppure un saluto, insomma qualche parola in cui riesci ad aiutarci a inquadrare non soltanto il libro di Roberto nel contesto attuale ma anche rispetto alle domande attuali che non sono solo di ricerca, di insegnamento ma anche politiche ma anche sociali rispetto a questi temi. Grazie Milena. Milena, sei con noi? Sei... Ecco, non ti sì, ma vi sento un pochino a tratti, quindi scusatemi. Spero che invece voi mi sentiate meglio. Ti sentiamo molto bene, grazie. Intanto un saluto da Roma. Mi dispiace perché Roberto è romano, ma in questo caso non potevo essere a Milano e vi avrei veramente accolto molto volentieri al memoriale, che come sapete è un luogo di memoria ma è anche soprattutto un luogo di cultura contro il pregiudizio, contro il razzismo e contro l'hate speech in tutte le sue forme, e quindi è un posto adatto a ospitare un libro come questo di Roberto Bortone, che è un libro molto ricco da cui si impara molto, abbiamo imparato molto, perché Roberto non è solo uno studioso del tema, è insieme a un promotore di politiche culturali, diciamo così, attraverso l'UNAR, e poi però ha anche una forte sensibilità sociale per il suo impegno nelle periferie. E quindi politica, cultura e sensibilità sociale fanno sì che il libro sia molto ricco e da leggere, perché abbiamo bisogno di libri come questi per orientarci nel mondo, la complessità del web, dell'intelligenza artificiale ovviamente, cioè tutto quello che richiede non solo una competenza nel digitale ma anche dal punto di vista del come sta andando la società, qual è la psicologia delle folle, come cambia la mentalità, dal punto di vista antropologico che cosa ci dice il web, cioè abbiamo bisogno sostanzialmente di lavorare insieme. E ai puri informatici credo, ai filosofi, ai puri filosofi della fluidità non ci credo, essere insieme con competenze diverse è un modo per affrontare in modo olistico i problemi, e il libro ha proprio questa caratteristica. Posso dire che oggi appunto, non voglio rubare il mestiere a Federico Faloppa, appunto ci sono persone di varie competenze ma tutte guarda caso legate da un impegno, potremmo dire, civile e politico, e in particolare qui lo dirà Federico, ma insomma dobbiamo ringraziarlo perché Federico Faloppa, sapete, è il promotore della rete nazionale per il contrasto ai fenomeni d'odio, e mettere insieme tutte le realtà che lavorano in questo campo appunto non è facile. Poi abbiamo ricercatrici come appunto Paola Barretta,
Betty Guetta e altre, che sono fini analiste dei fenomeni d'odio, che non si fermano appunto al quantitativo, diciamo, ma provano a ci come, cosa, quando. E Matteo Flora, che ringrazio perché difende, io lo seguo sul web, difende la trasparenza, la correttezza, la reputazione, quindi anche a lui dico quello che lui dice ai suoi follower, e stote parati, ecco. E poi c'è Stefano Pasta, che naturalmente effettivamente è un grande esperto di questi temi. Insomma, io penso che solo un'alleanza tra di noi è quella che un pochino presenta Roberto nel libro, quando ci descrive un po' i guai della rete, ma ovviamente anche andando in profondità nell'enorme complessità che stiamo affrontando. La mia esperienza personale, lo sapete, non è solo di studio, ma è anche politica, perché appunto quando promuovemmo la commissione, quella diciamo, chiamiamola della Camera, quella, la Giocox, con Laura Boldrini, che poi è stata ripresa dalla senatrice Segre, e con la commissione contro l'intolleranza e il razzismo in Senato, ecco, anche lì abbiamo cominciato a mettere le mani in una, nel bisogno di un'alleanza appunto, e anche di una comprensione a tutto tondo dei fenomeni di razzismo, di antisemitismo, di islamofobia, di antigitanismo e così via. Perché ovviamente il web in generale, la comunicazione digitale hanno cambiato la nostra vita e sono connessi con i principali, potremmo dire, cambiamenti di mentalità del XXI secolo. Questo Roberto lo spiega bene nel libro. E potremmo citare solo per esempio la polarizzazione, la vittimizzazione, la sensazione di non controllo della realtà. Quindi il tema del web ha a che fare con la situazione politica, ha a che fare con la situazione con i poteri economici del business, delle piattaforme, con le disuguaglianze sociali, perché l'hate speech nasce anche appunto, mi colpiva l'altro giorno vedere come stiamo decantando uno sviluppo economico in Italia, mentre in realtà la povertà assoluta, ce l'ha detto l'Istat la settimana scorsa, è molto aumentata. Quindi dobbiamo lavorare anche su questo aspetto. E poi appunto la psicologia delle folle, il problema del contagio morale, la differenza tra sistema 1 e sistema 2 del nostro cervello, cioè appunto la parte istintiva e la parte più razionale e così via. Leggevo, forse qualcuno lo conoscerà, Max Fischer l'altro giorno, La macchina del caos, è un libro che ricostruisce la storia anche di una consapevolezza, la storia di una consapevolezza, che appunto il web appunto non è mai estraneo ai fenomeni di complottismo, di hate speech, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di modelli matematici, abbiamo bisogno di modelli algoritmici per cosa avviene, però dobbiamo capire meglio cosa succede nelle nostre società quando l'algoritmo cerca di orientarle. E poi l'uso endemico del digitale, appunto, abbiamo bisogno di vederlo in relazione appunto alle disuguaglianze, ai sovranismi, alle manipolazioni. Quindi possiamo farlo solo scambiandoci le nostre visioni del mondo. Quindi io volevo solo dire questo, il libro è importante perché questa connessione già la fa. Noi oggi siamo già qui, in questo senso già rappresentiamo un modo di confrontarsi con i problemi. Chiudo dicendo facendovi un esempio. L'altra settimana eravamo qui al Memoriale per un convegno sull'antisemitismo con il Ministero dell'Interno. E poi eravamo di nuovo qui per un convegno sull'antisemitismo che è dato da CEDEC, ringrazio Gadi per l'organizzazione di questo evento, e si parlava e c'erano vari punti di vista, no? E a un certo punto interviene Liliana Segre e dimostra tutta la sua incredulità davanti all'odiatore di strada, chiamiamolo così, al medico del Niguarda che la prende a urli, a quello che gli augura la morte, insomma tutto quello che la costringe ad avere una scorta. Poi dopo di lei interviene Maurizio Marinari, il direttore di Repubblica,
e richiama l'influenza estera sul web, la disinformazione russa, nei fenomeni politici europei, richiama appunto la Brexit, i Novax e anche l'antisemitismo, e dice: ma signori miei, non siamo ingenui, non è qualcosa che avviene in modo naturale. L'odio destabilizza la società e serve sempre a qualcuno. Perché vi faccio questi due esempi? Perché sono vere ambedue le visioni. Cioè, da un lato Liliana denuncia l'odio comune, quello della gente normale. E sì, però non può spiegare la manipolazione politica ed economica del web. Non sono tesi contrapposte, sono le due facce della stessa medaglia. Ed è questo che magari appunto spesso non facciamo, che invece il libro di Roberto fa, perché appunto siamo chiamati ad affrontare la realtà con una complessità di analisi. Quindi io ringrazio Bottone perché ci ha dato l'occasione di ragionare insieme su questi temi e spero che avremo anche qualche altra occasione, magari al prossimo libro. Grazie Federico di avermi dato la parola e seguirò il lavoro perché mi interessa moltissimo, però ecco, volevo intanto farvi avere le mie poche idee, però anche la mia contentezza di essere qui con voi a lavorare. Grazie. Grazie Milena, grazie. Io suggerirei di fare un applauso dopo tutti gli interventi, anche per ringraziare le persone che hanno accettato di essere qui con noi stasera. Grazie Milena, grazie. Se mi permettete, sì. Però levo il video perché non voglio incombere su questa. Va bene, spero che tu ci possa sentire e che possa rimanere con noi ancora un po'. Fino alla fine, quindi se c'è un dibattito volentieri. Benissimo, grazie Milena Senterini che ha dato già moltissimi spunti di riflessione. Tra l'altro Milena ha detto una cosa verissima, queste occasioni ci servono anche per fare rete e fatemi dire che assieme a Silvia Brena, a Paola Barretta, a Mirella Marchese, insomma abbiamo costruito questa rete nazionale proprio per cercare di mettere insieme competenze, esperienze, domande e anche ovviamente expertise che pensiamo, speriamo possono essere complementari. Tra poco darò la parola appunto sia a Silvia sia a Paola, ma ci tenevo adesso già a dire che questa realtà è una realtà composita, plurale, fatta di tante persone che cercano di lavorare a questo progetto appunto di dialogo interdisciplinare, tra l'altro Silvia è anche nel coordinamento della rete, quindi lo sforzo è collettivo, è plurale ed è per questo che probabilmente siamo riusciti a tenere in piedi questa realtà, malgrado non abbiamo un budget, no, benché non abbiamo un budget. Il CEDEC fa parte della rete, l'Osservatorio di Pavia, eccetera, e anche l'Università Cattolica. Grazie Milena e a Stefano. Gli spunti sono già tanti. Milena ci ha anche aiutato a ricordare che Roberto non è solo autore di questo libro, Roberto è tante cose, anche qui complementari. Tanto lavora da tanti anni all'UNA, all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, sotto la presidenza del Consiglio, un ufficio importantissimo in Italia, che cerca di disegnare le strategie che contrastano il razzismo nelle sue varie forme, cerca anche di supportare iniziative di vario livello nel Paese, non solo nel Paese, ed è in dialogo con tutti gli altri equality bodies, diciamo così, europei che cercano appunto di lavorare su questi temi. Roberto Bortone ha anche insegnato sociologia, ha scritto moltissime cose importanti, non solo questo libro, e soprattutto ha fatto moltissimo lavoro sul terreno, appunto, e faceva benissimo Milena ricordarlo. Questo perché, Roberto, e tra poco darò la parola a Stefano Pasta, ci aiuterà anche lui ad addentrarci nei contenuti del libro, Roberto mette insieme tutti questi pezzi. E Roberto tra l'altro ha scritto, facendo parte con me e come me, di un comitato di esperti del Consiglio d'Europa, le nuove raccomandazioni del Consiglio d'Europa su questo tema che sono state approvate nel 2022 e quindi cerca di mettere insieme la parte dello studio, dell'analisi, con una parte anche però di advocacy e una parte che poi si trasforma, ci si augura, in policy, cioè in intervento anche istituzionale, anzi soprattutto istituzionale, grazie a Luna. E allora poi ci addentreremo nei vari aspetti del libro, nelle varie parti, perché è un libro molto complesso, l'abbiamo detto, che tiene insieme tanti pezzi, no? Olistico, diceva giustamente Milena. Stefano Pasta, ricercatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ricercatore del CREMIT, grandissima esperienza sulla comunicazione, ha lavorato moltissimo sulla ricerca che poi si applica nella pedagogia, lavora moltissimo con le comunità rom e sinti in Italia, non solo con loro, e ha scritto un libro altrettanto fondamentale che è Razzismi 2.0, che è nella biblioteca di tutte noi e tutti noi.
Stefano Pasta, Stefano, chiederei di incominciare a scavare un po' nei contenuti del libro, toccando un po' gli aspetti che in qualche modo sono già stati evocati da Mirella Santorini, cioè sul piano del contenuto, ovviamente la parte che riguarda l'online, ma poi anche sul piano delle domande, delle prassi, no? I tipi di intervento che si possono magari anche in qualche modo attuare. Stefano, grazie per essere qui con noi stasera. Allora, grazie a voi e grazie a Roberto per questo libro. E per provare a rispondere un po' alle domande, agli stimoli che tu proponevi, parto dal leggere una frase dell'introduzione, della prefazione del testo di Roberto, che dice: una sfida difficile ma da vincere in questo tempo di policrisi, una sfida in cui mettere mano con serietà, competenza e passione. Lo dico perché è già stato detto, ma ci tengo insomma a sottolinearlo anch'io. Credo che, come dire, nel libro di Roberto, ma anche nei progetti che Roberto ha guidato e coordinato in questi anni, ci siano serietà, competenza e passione, ma penso che questi tre termini si estendano insomma anche un po' alla rete di persone che appunto Federico, Milena prima hanno citato, ecco, che oggi sono qui. In questo senso, ecco, provo, diciamo, tenendo d'occhio il cellulare, il tempo, a indicare alcuni elementi che provano a rispondere alla domanda sia interpretativa sia di che fare, che era la domanda che tu ponevi di fronte al fenomeno, appunto, alla categoria utile e ambigua per alcuni aspetti, che è hate speech, odio online. Quindi provo a indicare alcuni elementi, alcuni, diciamo, spunti di lettura e di interesse per cui ha senso leggere questo testo dal mio punto di vista. E innanzitutto, in realtà si collega a quanto detto da Federico adesso, richiamando il lavoro che insieme avete fatto con la raccomandazione 161 del Consiglio d'Europa, la scelta di parlare delle forme di odio online, di hate speech, tenendo insieme le diverse manifestazioni e le diverse intenzionalità che anche Milena richiamava nel suo intervento, no? Nella definizione di come definire l'odio online, il fenomeno dell'hate speech, che è cambiata grazie anche al vostro lavoro nel 2022, quella definizione è organizzata attorno all'incitamento all'odio illegale soggetto a responsabilità penale, quello soggetto a responsabilità amministrativa, e il terzo punto, che forse dal punto di vista di una persona che lavora nel Dipartimento di Pedagogia è particolarmente interessante, quelle forme che non hanno responsabilità, quindi non hanno risposta a responsabilità penale o amministrativa, ma, cito dalla definizione, non di meno appunto, nonostante provocano e amplificano i pregiudizi, l'intolleranza e l'odio, suscitando preoccupazione appunto in termini di civiltà, inclusione e rispetto dei diritti altrui, minacciare la coesione sociale e la stabilità democratica. Allora, ragionare sulle forme di odio online con categorie disciplinari diverse, perché una è più giuridica, l'altra è più educativa, come definizione, è una scelta molto importante, e credo che in particolare in un luogo come questo sentiamo in particolare come è importante non soffermarci solo sulle più tragiche e ovviamente fondamentali punte dell'odio, no? Se pensiamo alla piramide dell'odio che in tanti conosciamo, ma anche appunto su quel terreno fertile che determina l'accettazione sociale, che permette di salire di intensità. I due esempi che faceva Milena, appunto, le forme più strutturate e con chiare finalità manipolatorie e le forme molto diverse, molto eterogenee, con intenzionalità molto diverse, sono diverse, necessitano di risposte educative differenti, in alcuni casi non solo educative, ma soprattutto sono unite, quindi ha senso parlarne insieme perché reciprocamente generano un'accettazione sociale, e sappiamo appunto tutti gli studi sui processi di elezione a bersaglio, dirlo in questo luogo è particolarmente significativo, ci dicono come l'accettazione sociale è una chiave importante per provare a rispondere come è stato possibile di fronte appunto ai grandi crimini della storia. Un altro elemento per cui questo testo è molto interessante dal mio punto di vista è perché parla della mutazione antropologica che il web sociale porta con sé. Quindi certamente ci sono degli elementi più di conoscenza tecnico-informatica, una storia di alcuni elementi tecnico-informatici, ma c'è una questione culturale e sociale, la trasformazione della cultura sociale, la trasformazione dell'uomo appunto, di cui appunto il testo di Roberto parla, penso all'online life e anche alle risposte di cittadinanza in questo.
Un altro elemento interessante è l'approccio più storico, il percorso storico, no? Interessante come il web, viene a lungo raccontato nel testo, come il web nasce in una cultura hippie, hacker, California ideology, con quello che questo vuol dire, no? Che nasce una cultura libertaria, potremmo dire, oggi diventa GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, eccetera. Coloni della rete tra garage, filtri magici e algoritmi è il titolo di un capitolo di quella stagione che ci dice, ecco, oggi insomma garage, non so se ancora sono, ecco, che cosa vuol dire la disintermediazione, quell'idea di disintermediazione, che cosa vuol dire oggi al tempo dell'algoritmo e della polarizzazione anche dei tragici fatti di questo periodo. Un altro elemento, quindi cito soltanto i titoli di interesse, è il fatto che dal punto di vista di persona attenta, diciamo, ai processi culturali, che il testo riflette su come il web sociale cambia i canoni di autoritas e di attribuzione di autorevolezza alle fonti, poi forse altri torneranno su questi temi, ma appunto è un qualcosa di centrale nel momento in cui noi ragioniamo sulla mediazione tra conoscenza e appunto appropriazione della conoscenza. Viene citato Harari, ma penso a Pierre Lévy, diluvio informativo, ecco, questioni che in realtà accompagnano da alcuni decenni, Pierre Lévy parla di diluvio informativo negli anni 90, e che accompagnano da tempo, insomma, questo tema del rapporto con la quantità delle informazioni. C'è poi un affondo, anche questo interessante, sulla post-verità. La post-verità, appunto, chi, come tante persone in questo luogo, si occupa di processi di lezione a bersaglio, di razzismo, antisemitismo, islamofobia, eccetera, sa quanto è importante nel web sociale per la forza d'impatto. E, è interessante come venga riletta nel testo. La post-verità intesa come monologo, invece la verità, con tutte le fatiche a usare una parola come verità, tanto più in momenti divisivi come gli attuali, che però comunque obbliga, potremmo dire, a un dialogo tra l'io e la realtà, tra l'io e gli altri. Il faticoso processo di mettersi insieme d'accordo su delle cose è il contrario, potremmo dire, della personalizzazione e della privatizzazione, anzi, della verità che la post-verità porta con sé. Questo Roberto lo spiega molto bene, spiegando come in questo complottismi, cospirazionismi, teorie del complotto si annidano. L'effetto margine di cui parla Bale, per cui le opinioni più estreme vengono appunto nella ridefinizione del campo del dicibile e del visibile, l'accettazione sociale di prima, vengono appunto spostate dal margine al centro del discorso. Facendo un esempio, diciamo, diverso da così, il rapporto Censis, il più autorevole centro studi italiani, a fine 2021 ci dice che il 5,8% degli italiani ritiene che la Terra sia piatta. Se pensiamo che cosa per la nostra storia culturale, quanto ci siamo lacerati e divisi, il processo Galileo Galilei, per metterci d'accordo su quella verità, capiamo come, come dire, da un lato ci fa sorridere, da un altro lato ci preoccupa. E vado verso la conclusione e concludo dicendo che il testo è interessante perché prova a riflettere su che cosa c'è di nuovo nella metamorfosi dell'odio, punto di domanda, c'è una metamorfosi dell'odio, quali elementi di continuità, quali elementi invece di collegamento con la storia, di riproduzione di meccanismi sociali della storia. Chiudo veramente dicendo che appunto gli ultimi capitoli sono interessanti perché ragionano sulla domanda che fare. Quando la scorsa abbiamo fatto l'ultima lezione di appunto insegno scienze ed educazione con gli studenti, ma la prima lezione e nell'ultima di solito lo riprendo, ragioniamo su qual è il senso dell'educazione di fronte a un qualsiasi fenomeno. Ecco, porsi la domanda che fare è ineludibile, se non ce la poniamo non c'è educazione per appunto chi lavora in un dipartimento di pedagogia, ma non solo. Ecco, Roberto prova a ragionare su questo negli ultimi capitoli, ragionando su questo con degli sguardi intergenerazionali che penso siano molto importanti rispetto al fenomeno che abbiamo davanti, chiedendosi questo che cosa vuol dire con quella storia, che io ho solo richiamato in qualche titolo, di rapporto con la libertà d'espressione, che cos'è la libertà d'espressione, calata in quel contesto, con culture giuridiche diverse. La cultura giuridica statunitense ha un'idea diversa rispetto al diritto europeo su questi temi, per esempio, non parliamo di altre culture, di altri contesti geopolitici ovviamente,
E in questo senso, ecco, ci sono negli ultimi capitoli, nelle scene finali, vengono citate anche persone particolarmente importanti, penso anche per il luogo in cui siamo, da Rita Primore a Hillesum, a Liliana Segre stessa. E in questo senso, ecco, penso che anche in questi mesi ne sentiamo tutta la sfida di quella domanda. E appunto Roberto, nelle parti finali di uno dei suoi libri, dei suoi capitoli, scrive: la sfida resta quella di trovare soluzioni. I social network sono entrati nella vita di milioni di persone, atteggiamenti che purtroppo vanno molto di moda anche in ambienti universitari, di detox o altro, ecco, possono essere, diciamo, esperienze di nicchie esotiche per qualche giorno, difficilmente, diciamo, ecco, credo che è molto più interessante sia la prospettiva che Roberto adotta nel libro, che con Federico avete condiviso nelle istituzioni europee, che con molte persone, anch'io colgo l'occasione per ringraziare il ruolo della rete, viviamo in ambiti diversi, culturali e di impegno sociale, e mi piace concludere dicendo che con la tua citazione di Martin Heidegger, che dici: l'essenza della tecnologia non è affatto qualcosa di tecnologico, le questioni tecnologiche ci sono, ma forse quando noi ragioniamo su questi temi pensiamo alla libertà di espressione, all'odio, eccetera, ci vogliamo chiedere chi siamo e chi vogliamo essere. Penso che questo testo ci aiuta a provare a ragionare su queste domande, e in fondo è un testo che parla di internet, parla della storia della rete, ma in realtà pone tante domande sull'uomo. Grazie davvero per averci aiutato ad addentrarci nei tanti temi del libro, nelle proposte, nelle domande aperte che il libro lascia. Hai toccato parole importanti, penso a impatto, e cioè a che cosa significhi questo flusso di comunicazione, che poi diventa anche una comunicazione ostile, che diventa anche discorso d'odio, sulle persone, non solo che fanno parte, diciamo così, di questa dinamica comunicativa, ma in generale, no? Parliamo anche di persone che indirettamente possono essere colpite o interessate da questi fenomeni, ne parliamo con le istituzioni, cerchiamo di capire che cosa fare. Hai parlato di tante questioni che, e io sono d'accordo con questa lettura, che non riguardano solo la tecnologia o l'online. No? Long life, no? Questo neologismo di Luciano Floridi, ci aiuta a capire che sì, siamo nelle nostre vite, questi pezzi non sono più imprescindibili, tuttavia ci sono questioni che riguardano un po' in generale, appunto sul piano antropologico, il modo in cui ci poniamo nella comunicazione, il modo in cui usiamo il linguaggio, il modo in cui interagiamo anche nella società, il modo in cui cerchiamo di risolvere problemi anche più vecchi, diciamo così, no? Di quelli che la tecnologia ci ha posto negli ultimi 40 anni. Allora, su questo tra poco sentiremo sul piano anche tecnologico delle proposte, delle risposte, degli interventi di Matteo Flora. Intanto Roberto, io ti chiedo, visto che non vorrei lasciarti parlare solo alla fine, no? Perché se no dici che... No, perché ti abbiamo chiamato, diciamo. Quindi se hai già una reazione a questi due interventi e se vuoi aiutarci anche a completare un po' le riflessioni sia di Milena sia di Stefano. Noi non l'abbiamo chiamato, eh. Ah, sì, no, in realtà è lui che ha chiamato noi, ma non lo volevo dire. Però... Roberto, a te le prime reazioni a questi due interventi. La prima reazione... Tanto ovviamente ringraziarvi, lo avrei fatto alla fine, ma lo dico subito, per la partecipazione, per la presenza, per l'amicizia, insomma, e per l'apporto competente in questa, che avevamo immaginato come una chiacchierata e come un dialogo, e insomma, spero e penso che si stia un po' dipanando in questo modo. E la reazione che mi chiedi intanto è di... complessità, cioè mi rendo conto, pur stando qui, diciamo, a presentare il libro che ho scritto, che parliamo di questioni veramente complesse, e per cui mi ricollego a quello che diceva Milena Santini all'inizio: c'è veramente bisogno dell'apporto di tutti. E in fondo il mio invito, diciamo, a presentare questo libro non lo dico per sminuire le 500 pagine, ma che sono difficilmente sminuibili, e quindi ringrazio nuovamente chi ha fatto la fatica di leggerle, ma è anche un po' l'idea di incontrarci, di parlare e di dialogare. Ecco, questo lo vorrei evidenziare e sottolineare, perché di fronte a questa complessità, diceva appunto anche prima Stefano, quali sono le risposte e quali sono le soluzioni.
ci rendiamo conto che quello che andava bene ieri o 5 minuti fa oggi non funziona più nell'on life e penso che c'è veramente bisogno del contributo di tutti e in fondo i relatori che oggi si stanno misurando con questo tema complesso e che l'hanno fatto dall'inizio che lo fanno tutti i giorni nella loro attività credo che possano portare un apporto fondamentale ciascuno diciamo dalla sua prospettiva forse ne manca ancora qualcuno diciamo a questo tavolo ideale, virtuale per rispondere all'odio perché in qualche modo l'odio divide, questo diciamo è banale dirlo divide anche spesso nelle risposte risposte più tecnologiche, meno tecnologiche, risposte sul piano culturale, pedagogico. E ci sono poi delle assenze che ho provato a evidenziare nel volume e secondo me la più grande assenza è quella di una riflessione appunto umanistica, sociologica, antropologica, su quella che è una trasformazione antropologica nella quale tutti siamo immersi e che non può ovviamente essere ricompresa solo da un punto di vista tecnico o tecnocrate e quindi il McLuhan di oggi non c'è, qualcuno che ci dice com'è diventato questo villaggio globale tanto agognato e tanto desiderato forse non c'è e quindi spetta penso a ciascuno di noi contribuire, mettere un pezzo per comprenderlo, ciascuno dalla propria prospettiva, ecco, da quella sociolinguistica, da quella pedagogica, da chi appunto si misura tutti i giorni con gli effetti e con gli impatti dell'odio, quindi un ringraziamento anche alla rete. Ovviamente questo luogo, permettetemelo di dire subito, è in fondo, prima si evocava la piramide dell'odio, ecco qui abbiamo raggiunto, diciamo, abbiamo raggiunto la vetta in qualche modo della piramide, no? E per chi non è familiare diciamo, ma con questo termine, insomma, con questa metafora, con questo strumento, abbiamo raggiunto qui sicuramente l'apice in cui appunto il discorso d'odio poi è arrivato allo sterminio. Quello che avrei detto alla fine, ma che appunto questo punto anticipo così non prenderò tempo dopo, è che secondo me oggi la piramide in qualche modo risulta quasi uno strumento insufficiente per spiegarci la complessità in cui viviamo, andrebbe forse inscritta in una sfera e diventa un ingranaggio, lo diceva prima Milena, di questa complessità e l'odio viene utilizzato per metterci uno contro l'altro, viene utilizzato per manipolare l'opinione pubblica, però c'è qualcuno che lo fa, ecco. Quindi sicuramente non siamo tutti gli attori, diciamo i soggetti interessati all'odio oggi qui a parlarne perché c'è qualcuno che quest'odio lo fomenta più o meno consapevolmente e i più inconsapevoli li incontriamo tutti i giorni. Io resto convinto e dopo diciamo aver letto tutto quello che voi avete scritto e tutto quello che voi avete fatto resto sempre più convinto, in particolare dopo aver studiato i lavori di Milena, che oggi siamo di fronte a quella che Lull, il sociologo francese, chiamava pre-propaganda, cioè siamo in una propaganda continua e il meccanismo dell'odio è in qualche modo iscritto in questa propaganda continua. Quindi servono tanti incontri di dialogo per entrare, bisogna rompere il ghiaccio per toccare con mano quello che stiamo affrontando, romperlo tra di noi, dirci le cose realmente come stanno e non basta appunto l'apporto di ciascuno di noi, di ciascuna delle discipline di cui siamo portatori perché c'è qualcosa che ci sta in qualche modo travolgendo. Si diceva appunto all'inizio del libro una volta era internet che ha cambiato la società e ci ha cambiato, ci ha trasformato, la trasformazione antropologica di cui stiamo parlando, ma oggi è la società che lo sta ritrasformando, lo ha in qualche modo parcellizzato, lo ha comprato in alcuni casi, lo ha recintato e le dinamiche che stiamo affrontando non le possiamo comprendere se non ci rendiamo conto di questo. Mi fermo, se no Federico dalla regia mi stacca. No, solo ti stacca l'audio.
e vi ringrazio ancora. Io che gestisco i tempi. Spero di aver dato un po' di assist al prossimo. Assolutamente sì, anzi tanti assist. Comunque non te la cavi così, ancora lo sai, sì. Perché reagirai anche agli altri interventi. Hai tirato in ballo tantissimi spunti di nuovo, tante idee su cui discutere. Questa complementarietà di sguardi che ci deve aiutare a decifrare i fenomeni. Raffaele Alberto Ventura dice: ci siamo evoluti tecnologicamente più di quanto non siamo riusciti a capire, anzi, la trasformazione dei codici, dei linguaggi, quindi usiamo lo strumento che non sappiamo dominare fino in fondo, anche sul piano linguistico, no? E chiaramente bisogna avere uno sguardo che completi, diciamo così, le analisi e i punti di vista, altrimenti ci riduciamo o da un lato a dire che tutto il male è venuto con le piattaforme, i social, o dall'altra a dire che invece, vabbè, sono cose che sono sempre successe, qui siamo di fronte a un potenziamento, diciamo, del messaggio, ma in realtà non è cambiato poi molto. Alcuni osservatori che utilizzano un'analisi quantitativa sul dato ci dicono, beh, la modalità comunicativa tutto sommato non è cambiata molto, no? Eravamo cattivi prima, lo siamo anche adesso, e se analizziamo i flussi di dati negli ultimi 40 anni, tutto sommato, no? Le dinamiche comunicative non sono cambiate così tanto. Invece uno sguardo complessivo olistico ci fa dire che forse appunto c'è qualcosa che non comprendiamo fino in fondo, non dominiamo i codici che ci permettono, per esempio, di comunicare in un certo modo, in un certo ambiente, in un certo spazio, pensando che sia qualcosa di diverso dal nostro balcone di casa, insomma, uso la metafora del balcone che tanto cara nella viene a me, e ne abbiamo anche scritto, no? Quindi è uno spazio che però è pubblico, non è soltanto privato. Come gestiamo i codici in quell'ambiente, come gestiamo le reazioni delle persone che abbiamo di fronte, insomma, è tutto materiale su cui ci stiamo confrontando, diciamo, negli ultimi 20 anni. Ma per cercare di mettere un po' di sale, no, alla discussione, io inviterei adesso a intervenire Matteo Flora, imprenditore e docente di sicurezza delle intelligenze artificiali. Contrattista, docente a contatto, anzi si direbbe, di sicurezza delle intelligenze artificiali e delle superintelligenze alla European School of Economics e di Corporate Reputation and Crisis Management all'Università di Pavia, fondatore della società The Fool, che analizza dati, non fa solo questo, lavora con molti attori sociali, tra cui le grandi aziende di comunicazione, tra cui le piattaforme. Matteo Flora, allora cerchiamo di capire insieme a te, se sei d'accordo ovviamente, non soltanto quali sono i nodi del libro che più in qualche modo ti hanno interessato, ma anche, allora, queste piattaforme, benedette, no? È tutta colpa loro in parte, non fanno nulla, fanno qualcosa, c'è un modo di lavorare, di collaborare anche con le piattaforme, oppure come dice Roberto nel libro, un po' si è trasformato il paesaggio appunto da quell'approccio libertario invece a un dominio non soltanto dello spazio ma anche dei dati, no? Che diventa poi materiale di vendita, no? Per produrre, no? Anche per fare introiti tanti. Allora Matteo Flora, dal tuo punto di vista privilegiato, aiutaci a mettere un po' di sale, diciamo così, nella discussione, per capire un po' chi è colpevole alla fine del libro di Roberto. Roberto non ce lo dice, ci lascia con delle domande, ma l'assassino dove sta? Che econometricamente parlando è l'equivalente di la vita è un sogno, i sogni è vita. Sì, no. Quindi ho fatto una battuta alla Marzullo. La cosa di Gatti di Roberto, e che non condividiamo, è che lui è sempre un inguaribile ottimista. È acceso. Sì, è mutato. È mutato? Come? Forse è spento. Sì. Ci sei. Vai. La cosa che dicevo non condivido con Roberto, ma che gli invidio tanto, è che di base è un inguaribile ottimista. E lo vedete, perché se leggete il libro è proprio un inguaribile. Io non sono né un inguaribile ottimista né una bella persona di base. Io sono uno di quelli che, stimolato anche da una neurodiversità che mi aiuta a fare questa cosa, non vi mettete davanti a me mentre io attraverso la strada, perché probabilmente io non freno. Detto quello, da questo punto di vista però c'è da dire che le piattaforme si sono evolute di molto. Io ho l'onore totalmente immeritato di essere presidente di un'associazione che si occupa di pornografia non consensuale, si chiama Permesso Negato. È sfortunatamente la più grande in Europa, sfortunatamente, perché avremmo preferito essere, uno, la più piccola, perché voleva dire che c'era poco da fare, due, con i
tre soldi in croce, cioè abbiamo un bilancio da 30.000 euro all'anno, facciamo 3.000 vittime aiutate, avremmo preferito averne di meno e aiutarle meglio con le risorse a disposizione. Però quando siamo partiti, togliere un contenuto, fare una segnalazione, funzionava solo così. Allora, io faccio il presidente, l'associazione è piena di persone straordinarie e meravigliose, tranne me, ok? Io non lo sono mai stato, io sono lì, ogni tanto mi tolgono, mi mollano il guinzaglio, io vado e mordo, sono bravissimo a mordere, lui lo sa. E quindi toglievamo i contenuti, nel frattempo la situazione è migliorata. È migliorata di molto, anzi è migliorata per quasi tutte le piattaforme, teniamoci un caveat iniziale, è migliorata di molto per quasi la totalità delle piattaforme di largo consumo. Davvero è migliorata molto, cioè stiamo parlando di ore e minuti per togliere determinati tipi di segnalazioni. E questa è la parte bella, questa è la parte da Roberto, loro hanno fatto la loro parte, eccetera. Ci sono tre parti brutte, così almeno lo chiudiamo. Perché, come e chi no? Ok. Partiamo dal perché. Ora, mi dispiace che qua siete delle persone fantastiche che ci credete davvero nel diversity and inclusion, credete che vi danno i soldi per fare queste cose di diversity and inclusion per migliorare l'umanità, eccetera, eccetera. Io vi invidio tanto perché, cioè, nel senso, io vorrei svegliarmi la mattina e avere questo pensiero come voi e ricordarmi che magari il mondo non è quello che vedo io dagli occhi miei di analista. In realtà no, semplicemente ci sono delle costrizioni di legge che sono arrivate, ci sono dei capestri non indifferenti, ci sono delle multe che iniziano a diventare serie, non dei buffetti finché gli introiti sono svariate decine di ordini di magnitudo superiore all'eventuale sanzione, ti guardano alla finestra e ti dicono guarda l'orizzonte, la vastità di quello che ce ne frega. Iniziano a diventare interessanti, lo sono diventate per GDPR prima, per la normativa europea sulla privacy, e in effetti abbiamo avuto delle cose meravigliose, potete spostare i dati da una parte all'altra, se chiedete di cancellare vi tolgono, cioè, funziona. Adesso lo vedremo adesso bene, perché col Digital Services Act li si prendono a forti legnate dietro la testa ogni volta. Funzionava e funziona per quello, ok? Bastone carota. E quella parte la dobbiamo nel mondo, l'attenzione a questo tipo di cose deriva dall'attenzione europea principalmente, non da quella statunitense. Cioè, è vero da un certo punto di vista che chi è che lo diceva? Non mi ricordo mai, che gli americani inventano la Cina copia e l'Europa norma, regolamento, norma. Però da un certo punto di vista l'Europa è quella che ha deciso che sopra a tutto, nel bene o nel male, ci deve essere l'uomo. Non è detto che sia un bene, nel senso, potrei non essere d'accordo, però l'ha messo e sta funzionando. Quindi perché lo fanno? Per quello. E lì è già un problema. Poi ci si pulisce la bocca, ci si mettono tutti i vestitini bellissimi del quest'anno abbiamo fatto tot di diversity e inclusion, va benissimo, però di base è quello. La seconda parte importante da capire è come, con l'intelligenza artificiale. Allora, per due motivi. Uno perché, non solo perché sono brutti, cattivi, eccetera, eccetera, anche, ma non solo quello, ma perché il volume delle cose da controllare eccede di svariati ordini di grandezza forse il numero di persone al mondo che potrebbero essere impiegate, non per quelli che si possono permettere, dovrebbero essere impiegate per vedere questa cosa. E quindi stiamo demandando algoritmicamente tutta una serie di controlli a degli algoritmi. Funziona benissimo, lo dico, questa è la parte di me col cappellino, noi vendiamo milioni di euro di soluzioni che fanno quella roba lì, quindi funziona benissimo, compratele, va benissimo, è fantastico, meraviglioso. Ma no, perché ci sono dei contesti in cui questa cosa funziona estremamente bene, dei contesti in cui questa cosa funziona estremamente male, dei contesti in cui, come esseri umani, siamo sempre più bravi a deludere i controlli, tanto più che i controlli diventano, cioè c'è questa roba, voi mi piace perché io sono il magut, dicono qua a Milano, cioè
Il Magut è il muratore, sono il muratore in mezzo agli intellettuali, quindi scusatemi per un attimo, vi trascino nel fango. Manovale, grazie. Vi trascino nel fango e vi batto con l'esperienza. Io cito cose molto più basse, c'è Arthur Bosch nel Regi Marchi che ti dice che la natura è una continua battaglia che vede contrapposti due schieramenti. Da un lato gli informatici che tentano di fare sistemi sempre più a prova di deficiente, dall'altro la natura che tenta di fare idioti sempre migliori. Attualmente la natura sta vincendo. E funziona però. Quando noi alziamo i livelli di moderazione, quando noi alziamo i livelli, l'abbiamo visto tecnicamente almeno in quattro epoche, quattro ondate, da quando abbiamo iniziato a lavorare io e lui tanti anni fa. Se metto filtri per parole chiave, mano a mano che certe parole vengono bandite, io trovo dei sinonimi, eccetera. Quando io vado a cercare qualcosa di un po' più intelligente, inizio con i meme. Quando io vado a cercare i meme e vado a fare qualcosa, inizio a fare tutti i giri. Quindi è molto, molto facile trovare qualcuno che ti blocca, come ha fatto Twitter, from the Jordan to the sea. Ok? È facile. Poi non lo fa, però quello ci arrivo, è l'ultima delle parti. Però è facile. Difficile dire che sogno un mondo, ogni mattina mi sveglio e sogno un mondo libero dai fiumi al mare. È hate speech, nello stesso modo, a seconda di come la vedete, a seconda della vostra Weltanschauung, nello stesso modo di quello di prima, è hate speech sì o no. Ma non è algoritmicamente trovabile. E sempre più spesso quello che noi troviamo sono sistemi di odio non facilmente rilevabili. Poi sempre c'è sempre quello che arriva, che ti urla dietro, ma davvero segnalatelo. Poi c'è questa disabituazione da parte, disabitudine. Ogni volta che dico le parole c'è lui, il sociolinguista mi sento malissimo, scusa. Sto usando troppo l'inglese, troppo poco l'italiano, e sbaglio in tutte e due le lingue, peraltro. Dicevo, non ci siamo ancora abituati a segnalare i contenuti. Molte piattaforme, le piattaforme di Meta, la segnalazione dei contenuti funziona spesso molto molto bene e le cose banali le si trovano. Il problema è che non si trovano le cose un po' più complesse, e il problema ancora superiore è che quando noi chiediamo, imponiamo sanzioni ai grandi se non ottemperano al blocco di determinate cose che un umano riesce facilmente ad interpretare ma una macchina no, come sta succedendo, quello che otteniamo dall'altra parte è quello che avete visto in almeno due di queste quattro epoch tecniche, cioè banno qualunque cosa che vagamente funziona così, ok? Ma da tutte e due riparte lo spettro. Cioè io mi ricordo amici spagnoli, che in realtà no, amici americani che hanno a che fare con gli ispanici, che dovevano utilizzare Nigro avanti e indietro per parlare di roba, cioè di prodotti, ok? Che venivano bloccati. Ancora adesso, settimana scorsa, abbiamo un cliente è stato bloccato perché usa determinati tipi di parole. Lì non possiamo avere la botte piena della moglie ubriaca o il marito ubriaco, per inclusività, non frega niente. Cosa facciamo? Lui dice l'intelligenza artificiale serve a molto. Sì, serve molto a mappare. A mappare la stiamo usando tantissimo in un po' di progetti che tra l'altro poi vi racconterò nelle prossime settimane, mesi, eccetera. Bellissimi. Però serve per mappare statisticamente l'incidenza di un qualcosa che accade. Non per prendere decisioni. Prendere decisioni basate su dati in questo modo, utilizzando l'intelligenza artificiale, è la strada più veloce al suicidio che io conosco. Suicidio informativo, perché stiamo preselezionando le informazioni e sono bolle, ok? Cioè non abbiamo bisogno di Eli Parser che, cos'era, 2008, 2009, mi scriveva il continuo, cioè ormai lo sappiamo, quindi è un problema. E poi ci sono le canaglie. Certo che ci sono anche le canaglie. Perché ci sono le canaglie? Però forse dovremmo chiederci quello. Premesso che, dal mio punto di vista, prendere Musk e impallinarlo, o prendere il impallinarlo a sale, attenzione, cioè sale che dicono che sia educativo, o prendere Durov potrebbe accelerare determinate cose, però non è nemmeno quello il problema. Quello che dovremmo chiederci è, e lo raccontano in tanti, perché si sono create queste enclave
e queste piattaforme in cui queste cose vengono concesse e sono così utilizzate, perché c'è bisogno di una valvola di sfogo e perché le persone cercano una valvola di sfogo. Dove la trovano? In una serie di social network che sono totalmente conniventi con quello che sta succedendo, e sono conniventi per posizionamento di mercato. Tu sai che il revenge su Twitter non lo trovi, ma su Telegram è pieno, il gore su Telegram è pieno, la tua community anti-sionista, anti-rom, anti-sinti, dove la ospiti? Su Telegram, perché lì c'è la libertà di parola e lì ci si muove. Ad avere un po' più di soldi c'è la soluzione, eh? Vai, cioè, siccome nei gruppi di pedo c'è un sacco, cioè nei gruppi di revenge c'è un sacco di pedo, vai e fai causa a Dubai o comunque negli Emirati, a Telegram, nella figura di Durov, per favoreggiamento alla pedopornografia. La pena per quel tipo di reato è la morte. Posso assicurarvi, perché l'ho visto fare una serie di volte, che quando ci sono i gioielli di famiglia del vertice dietro a determinati tipi di scelte, le cose si risolvono. È successo la stessa cosa con un grande gruppo di pornografia che non citerò, e tutto quello che sto dicendo è assolutamente inventato, me lo sto inventando adesso, i miei avvocati mi dicono sempre di dire così ogni volta, dove quando non toglievano i contenuti di una nostra piccola assistita, piccola, cioè aveva 15 anni, i contenuti di uno stupro seriale fatto su questa ragazzina messa online, segnalato più volte, in cui loro dicevano no, non è minorenne, non è vero, noi avevamo la perizia, tra l'altro tra rapporto tibia fero, perone, quindi cioè, tutto, e dichiarazioni eccetera, quando questa cosa non funzionava c'è qualcuno, una persona spregevole, che ha mandato una mail chiedendo perché non rimuovessero quei contenuti con i contenuti allegati all'amministratore delegato, alla moglie, alle cinque figlie e alla madre e al padre di questa famiglia Amish molto credente, e a tutto il collegio sindacale e a tutti gli investitori, chiedendo perché non la rimuovevano. Vi posso assicurare che sempre nella finzione eccetera l'hanno rimossa subito. Quindi ci sono tanti problemi da vedere. Mi piace l'idea che tu ti muova su quello come su tante altre cose cercando la soluzione fattibile, perché ci deve essere una soluzione, ma da persona che viene pagata per implementare queste soluzioni, cioè mi pagano per monitorare la rete, creare bolle e spingere questo, mica pagano per far cambiare opinione alle persone, ti dico attenzione che il trovare la soluzione e l'applicarla potrebbe non essere il più desiderabile dei mondi. Perché? Perché tante cose legate a quella particolare parte sono più da cambiare con persone che parlano alle persone, cercano di cambiare le persone in meglio. Mi stimo tantissimo. Non soluzioni tecnologiche. Cioè, per ogni problema complesso, e chiudo, esiste, se non è mia, è di show, per ogni problema complesso esiste quasi sempre una soluzione semplice. E però in genere è sbagliata. Grazie Matteo Flo, prego. Ci hai davvero aiutato a, non solo a mettere un po' di sale nella discussione, ma andare in profondità di alcune questioni che Roberto tocca, affronta nel libro. Tra l'altro, per esperienza, avendo lavorato col Consiglio d'Europa, con la Commissione Europea in questo periodo, sappiamo che alcune soluzioni, per esempio la legge tedesca sull'online dal 2018, ha provato ad affrontare in modo punitivo, no, questo tema, ma non ha funzionato fino in fondo, perché da un lato perché le multe non erano abbastanza alte da, mentre invece adesso il Digital Services Act impone delle multe molto più alte, fino alla sospensione di un anno del servizio, che ovviamente creerebbe un danno ingente, ma dall'altro anche perché, come dicevi tu, si rimuoveva molto contenuto che magari non andava rimosso, perché si sperava appunto in quel caso comunque di evitare la sanzione. E non solo, la moderazione umana, che è cresciuta moltissimo con Meta, no, per esempio, che ha assunto migliaia di moderatori e moderatrici, guarda caso però le ha assunte in parte in Turchia, quindi parlavano tedesco, ma erano in un contesto culturale diverso, per cui anche la moderazione di un contenuto creato in Germania, moderato in Turchia, era molto difficile da fare, soprattutto, come sai,
in pochi secondi, perché poi hanno delle, no, dei workload che gli impongono di moderare migliaia di contenuti al giorno, tra l'altro con una pressione psicologica pazzesca, no? Quindi anche lì la soluzione era punitiva, cerchiamo di punire le piattaforme con degli strumenti che appunto chiedano loro di rimuovere, non solo di moderare, ma di rimuovere entro 24 ore, tuttavia, appunto, come dicevi tu, c'è sempre la scappatoia in qualche modo, e non solo, la moderazione poi in quel caso si è rivelata in parte anche inefficace. E su questo mi viene da dire che ancora di più, se ci sono queste fabbriche di troll, mi è capitato in uno studio che abbiamo fatto l'anno scorso con il Consiglio d'Europa, di lavorare con un'azienda che come la tua monitora, analizza dati in Olanda, e abbiamo capito che queste fabbriche di troll in Russia, che impiegano centinaia di persone, che contemporaneamente mettono in rete migliaia di messaggi nello stesso momento su diversi canali, no? Poi vanno a colpire l'opinione pubblica in Olanda, in Belgio, non soltanto in Ucraina e in Russia, rispetto alla questione appunto della guerra in Ucraina e l'invasione russa in Ucraina, ma anche in paesi che non sono direttamente coinvolti. Cioè, come si fa a arginare questo fenomeno? Complicatissimo da un punto di vista giuridico, per esempio, perché la Russia tra l'altro è uscita anche dal Consiglio d'Europa, come sappiamo, e quindi non aderisce più neanche alla Convenzione Europea sui diritti umani, ma anche poi da un punto di vista tecnologico, quando c'è un intervento multicanale di quel tipo lì, e le narrazioni si incrociano. Ma lasciate la parola, che su questo sicuramente non serve andare in Russia. In Italia ce ne sono tre di questi gruppi molto sostenuti, che fanno parte di tre forze politiche completamente diverse tra di loro, sono attivi in questo momento, due sono già molto attivi, la terza è in stasi, e stasi non è una parola a caso, fatta solo ed esclusivamente perché stanno aspettando l'ultimo rush finale, come è successo nelle ultime elezioni. Lo so perché nelle penultime elezioni una l'abbiamo tirata giù noi, così per divertimento, mappata e segnalata e tirata giù. È il motivo con cui ho conosciuto un amico comune nostro quando gli ho tirato giù la botnet, e lui seguiva un politico abbastanza famoso, però stiamo parlando ancora un po' di tempo fa. Il problema reale di dietro è che di base non serve l'odio per convincere le persone, è un metodo estremamente inefficace per colpire almeno la metà della popolazione. Ora, lo so perché le tecnologie, la parte di psicologia cognitiva per deficienti, perché psicologia cognitiva è una cosa seria, quello che usiamo noi è psicologia cognitiva per deficienti, per convincere le persone, quelle che vengono chiamate behavior changing technologies, le tecnologie che fanno cambiare opinione, funzionano in maniera completamente diversa. Se tu prendi una persona, passatemi questa cosa che credo che non esista più, di sinistra o di destra, ok? Poi, adesso, se ricordatevi che è un cerchio, non è una retta, però quello è un altro discorso. Cioè, nella parte più destrorsa, la parte più emotiva, la parte più di impatto, l'estetica del nemico, ti direbbe Eco, funziona perfettamente bene. Quindi focalizzare il nemico funziona molto bene. D'altra parte assolutamente no, anzi ci stanno provando con dei risultati tra il ridicolo, il grottesco e il simpatico, buona parte delle forze di asserita sinistra, creare il nemico non funziona. Quindi, quando io faccio la parte di odio e creo il nemico, se sono stupido vado ad insulti di quel tipo e mi bloccano. Se non sono stupido creo milioni di cose. Tra parentesi, prima era tanto difficile, fino a inizio del 2020 questa cosa era molto difficile. A agosto del 2020 ci sentiamo, tra l'altro anche noi, dico, cioè, sto giocando con una cosa interessante che abbiamo visto usare in... si chiamava all'epoca Da Vinci. L'avremmo chiamato da lì a poco GPT-3. Attualmente non serve neanche le piattaforme di quel tipo, basta un large language model locale, addestrato, e tu trovi centinaia di migliaia di Twitter, di profili Twitter o di profili Facebook. Facebook non hai centinaia di migliaia, non te ne servono, qualche migliaio, che creano propaganda, servizio di opinione, eccetera, in automatico. Quella parte non è tecnicamente, è propaganda, sì, però distinguimi a tavolino. Allora, se non uso odio, non commetto reati, distinguimi la politica dalla propaganda, così, su due piedi, no, non c'è la distinzione. Quella parte perché dovrebbe bloccarla la piattaforma? E finché rimangono in quell'ambito, ed è quello che stanno facendo adesso, non la puoi bloccare.
È possibile bloccarla? Sì, è facile, sono poche migliaia di profili. Le trova Matteo, cioè ascoltate un deficiente, le trova Matteo in qualche ora di lavoro, le può trovare Meta, Twitter. Sì, perché dovrebbe farlo? Ancora una volta? E vogliamo una norma che vieta la parte politica. Ci ha provato Instagram, poi però vado via perché se no non c'è spazio per gli altri che dicono cose più intelligenti di me. Ci ha provato Instagram abbassando la reach, la reach è quanto viene diffusa, lo dico così me lo ricordo io, non perché non lo sapete voi, dei contenuti politici. Il risultato è tutta una serie di azioni legali in giro per il mondo perché, e io dico giustamente, cosa fai? Blocchi alla base l'espressione di un'opinione. C'è un termine per questa cosa, però non è antipropaganda, è un po' più fortino. Grazie Matteo, grazie davvero per il tuo contributo. E Stefano, devi scappare, immagino. Salutiamo Stefano Pasta che deve volare a Bruxelles a proposito di lotta alle discriminazioni sul campo europeo. E, allora, sì, tante questioni di nuovo, alcune le affrontiamo credo con i prossimi due interventi, magari anche sulla questione della libertà di espressione, anche con Paola Barretta tra poco rifletteremo su questo e anche sul modo in cui dovremmo intervenire, non delegando solo la soluzione tecnologica all'intervento, ma evidentemente anche soluzioni educative, lo diceva anche Stefano Pasta molto bene poco fa. Roberto, se sei d'accordo ti lascerei reagire dopo l'intervento di Silvia Brera, così poi lasciamo chiudere a Paola e raccogliamo anche delle questioni e delle domande su tutta la serata. E anche Milena, se sei ancora in collegamento con noi. Allora, la prossima ospite è Silvia, se puoi, vuoi accomodarti. Silvia Brera, grazie Silvia, un'amica, cofondatrice di Vox, Osservatorio Italiano sui Diritti, cofondatrice della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e Fenomeni d'Odio, docente anche all'Università Cattolica, docente a contratto all'Università Cattolica. Tra l'altro Silvia, sei reduce da una bellissima giornata con i tuoi studenti, le studentesse stamattina, per un contest che hai lanciato, no? Anche di contro una nazione della rete, adesso magari ce ne parlerai. Però Silvia, io vorrei chiedere a te, se vuoi, di proseguire un po' il ragionamento di Matteo, ma dal tuo punto di vista, cioè dal punto di vista tuo, di Vox, del fatto che i dati servano anche per monitorare, anzi ci servono per descrivere questo fenomeno in continuo mutamento, e Vox Diritti non a caso è conosciuta in Italia, non solo in Italia, per le mappe dell'intolleranza che hanno mappato proprio, no, la presenza di discorso d'odio, hanno cercato anche di dare una rappresentazione visuale, proprio territoriale, dei picchi d'odio che venivano in qualche modo a galla. Allora Silvia, a te la parola se vuoi raccontarci un po' di questa esperienza e anche magari reagire ad alcune degli stimoli, provocazioni che ci dava Matteo. Allora, grazie innanzitutto a chi ci ospita e a Roberto per l'invito e per il libro complesso, importante, che tocca tantissimi temi. Matteo, vado subito, che il tempo poi è un po' tiranno. Allora, Matteo ha parlato di complessità, di troll, ha parlato di tantissime cose. È chiaro che la complessità alla quale ci troviamo di fronte impone, l'abbiamo detto tutti, una reazione, come dire, olistica, diceva Milena, ma è chiaro che dobbiamo affrontarlo da più punti di vista, perché non basta normare, non basta osservare, mappare, non basta neanche raccontare. Poi magari, ecco, faccio un affondo sul tema finale del libro in cui Roberto affronta proprio anche come si può reagire. Allora io volevo semplicemente fare un appunto su quello, tra l'altro ringrazio Matteo perché sì, vai. Perché la mappa dell'intolleranza è questo progetto che è nato ormai 8 anni fa, 9 anni fa, su impulso di Vox Diritti, che è una no profit, e di 4 università. Noi abbiamo sempre mappato Twitter, ora X, e da un anno invece abbiamo dovuto fermarci perché le nuove policy di Elon Musk obbligano tutti i ricercatori in tutto il mondo a pagare un dazio se vogliono accedere ai dati, quindi di fatto limitano la libertà di ricerca. Questa imposizione anche nell'ambito della rete l'abbiamo discussa a fondo anche con altri soggetti di rete, in primis Amnesty, che fa anche, che fanno anche loro un monitoraggio della rete. Abbiamo deciso che non era il caso di subire quello che ha tutto l'aspetto di una sorta di ricatto e quindi abbiamo chiesto aiuto a The Fool,
che... No, però pro bono ci ha messo a disposizione e con loro abbiamo costruito. E qua è la difficoltà, Matteo parlava della difficoltà anche di scegliere quali sono i lemmi, quali sono le parole, come fai a definire che c'è un discorso d'odio, come fai a mappare un costrutto lessicale e un costrutto linguistico rispetto a un altro? Sono tutte questioni a cui oggi ci troviamo di fronte, che Roberto affronta, ma che sono assolutamente fondamentali. Allora, sul tema dei troll vi do solo un dato. Noi siamo partiti gli ultimi 3 anni di mappatura, 2020, 2021 e 2022, e avevamo il software, un algoritmo di sentiment analysis, cioè estrae i tweet dove sono contenute espressioni di odio o parole di odio, e quindi ovviamente possono essere di carattere negativo, parole, scusate, che sono state segnalate, che possono essere di carattere positivo o negativo. Ecco, nel 2020 avevamo un rapporto tra positività e negatività delle sentenze, delle frasi, che era 57 positivo e 43 negativo. Nel 2021 siamo passati a 69% di rilevazioni negative e 31 positive, nel 2022 il 7% di positivi e il 93% di negativi. Significa che ogni volta che io scrivo, per esempio, porca puttana, non vuol dire che porca puttana mi è caduto, faccio un esempio banalissimo, perdonatemi, mi è caduto il cellulare, ma è porca puttana diretto contro una donna, per esempio. Perché questo? Perché evidentemente i troll sono aumentati, perché sicuramente il tema delle centrali di, come dire, di propaganda è importante, e questa è un po' una tempesta perfetta, insomma. Roberto la racconta molto bene, anche appunto quello che veniva citato prima, vado un po' velocemente, però se ci pensiamo, siamo passati dalla cultura dei garage e della San Francisco della stagione dei fiori, siamo passati non solo ai GAFA, ma da una parte, dall'altra parte, anche a certa polarizzazione della cancel culture, per esempio, che in effetti poi tu citi, e questo tocca, poi Paola credo che lo affronterà, tocca tutto il tema anche delle fonti, il tema dell'accesso alle fonti e della validazione, della cifra personale come autovalidazione. Se noi pensiamo, appunto, io lavoro con i ragazzi e lo sapete meglio di me, lo sa anche Mirella, l'Osservatorio di Pavia, oggi la maggior parte dei ragazzi ha come fonte primaria di approvvigionamento di notizie i social, quindi non hanno alcun tipo di relazione con la fonte della notizia, non sono interessati alla verifica, perché la verifica è una sorta di autocertificazione, quindi capiamo che questo ovviamente apre a tutto anche un tema di manipolazione e di possibilità di manipolazione molto alta. Vado a centrare solo due elementi su cui volevo riflettere, fermarmi a riflettere, e anche appunto sulla base degli spunti, dei tanti spunti che il libro di Roberto ci ha dato. Allora, il primo ha a che fare con l'andamento, appunto, con la polarizzazione. Anche qua due dati. Guardo Betty Guetta, perché con il CEDEC abbiamo fatto un grandissimo lavoro su questo. Guardate, negli anni noi abbiamo scoperto una correlazione estremamente preoccupante tra l'antisemitismo e la misoginia. Betty mi ha fatto scoprire questa magnifica scrittrice rabbina di Parigi, Delphine Orvieux, la quale spiega perché c'è questa correlazione. Noi negli anni abbiamo scoperto che effettivamente i due fenomeni, le donne sono le più colpite in assoluto, e gli ebrei hanno, sono anche questi una delle categorie, come sappiamo, più colpite, soprattutto nell'ultimo periodo dopo l'orrendo 7 di ottobre. Cosa li accomuna? Cosa abbiamo capito? C'è un andamento molto simile, c'è un andamento della curva dell'odio che è esponenziale e che da 8 anni a questa parte sta salendo. C'è una correlazione tra lo hate speech e lo hate crime, cioè c'è una correlazione quando si tratta altre categorie, no, per esempio per quel che riguarda il mondo della disabilità,
anche il razzismo, non c'è una correlazione così stretta, ma ogni volta che invece noi vediamo un picco di hate speech contro le donne o contro gli ebrei, lì si nota anche nella cronaca un picco di aggressioni. Quindi questa correlazione è un altro fenomeno che accomuna i due elementi. E il terzo è la presenza preponderante degli stereotipi. Gli stereotipi sono uno dei temi sui quali noi stiamo lavorando proprio con De Full, avendo aperto un altro cantiere di ricerca che cerca di capire quanto gli stereotipi impattino sulla formazione di hate speech. Allora, il tema degli stereotipi impatta anche tragicamente sulla intelligenza artificiale e sulla capacità, lo dico anche a un linguista qua, perché sulla possibilità e l'urgenza che noi abbiamo di istruire i modelli di intelligenza artificiale, perché Federico lo sa bene, ma non più tardi di 2 mesi fa una ricerca dell'UNESCO ha messo nero su bianco che è stato chiesto a, non so se ChatGPT o quale altro tool di intelligenza artificiale, gli è stato chiesto: scrivi una storia su un uomo e scrivi una storia sulla donna, e la storia sulla donna era come dire, costruita sulla base di alcuni lemmi che erano cuoca, casalinga, prostituta, eccetera, bambini. Quella degli uomini invece era costruita su una serie di affari, carriera, stipendio, eccetera. Sembra, quando noi andiamo a fare prevenzione nelle scuole, educazione nelle scuole, sembra e mostriamo i vecchi sussidiari, che vecchi non sono perché sono ancora utilizzati in alcune scuole elementari. I sussidiari fanno ancora vedere la mamma che stira e il papà che legge il giornale, che non esiste neanche più. Quindi, per dire, questo è un tema fondamentale, lo volevo sottolineare, perché il tema delle stereotipi è un tema che Roberto tocca benissimo, che su cui si sofferma a lungo, anche perché c'è tutto il tema delle filter bubble, c'è il tema delle camere dell'eco, che naturalmente sappiamo enfatizzano e lavorano proprio sui bias delle gruppe, quindi sulla forza dello stereotipo. Ma questo è un tema che, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, è un'altra delle cose da cui ci dovremo assolutamente, di cui dovremo assolutamente tenere conto. E quindi anche qua la necessità di riformulare questa piramide, cioè dovremmo un po' ripensarla davvero, perché in realtà anche mettere gli stereotipi alla base e per poi arrivare alla formazione del discorso d'odio in realtà potrebbe essere e dovrebbe essere ripensata. L'ultimo punto che volevo toccare è, e tra l'altro, scusate, proprio sull'intelligenza artificiale c'è un pezzo, Roberto si pone alcune domande. Chi è giuridicamente responsabile degli effetti finali di un algoritmo? Chi l'ha commercializzato? Il programmatore che l'ha scritto? Dov'è il giardino degli algoritmi? E ancora, sappiamo quale tipo di pregiudizio portava con sé? E queste sono tutte domande che, nel momento in cui ci occupiamo oggi di discorsi d'odio, dobbiamo assolutamente porci. Infine, da ultimo, il tema della le chiami narrazioni alternative, counter storytelling, cioè uno dei filoni, Federico citava prima questo lavoro che facciamo con i ragazzi, dei filoni su cui abbiamo capito che inevitabilmente a un fenomeno così complesso non puoi rispondere con delle armi spuntate, perché sono armi univoche, quindi devi lavorare su più fattori. Sicuramente uno dei fattori è anche quello di lavorare da solo, non basta, inevitabilmente, ma stimolare soprattutto sui ragazzi più attenzione, più empatia, più racconto correlato anche all'ascolto. Questo è sicuramente uno dei fattori che possono essere interessanti. Quando noi andiamo, dico noi perché con Federico lo facciamo nelle aziende, le aziende oggi sono un fronte importantissimo. Le aziende, Matteo prima diceva, perché lo fanno? Lo fanno certamente perché lo possono fare, no? Come si diceva, lo fanno perché sono così attente a inclusione, a inclusion e diversity, come D&I, come si dice oggi, ma lo fanno banalmente per un problema di denaro, di business. Ci sono tutte le ricerche che stanno dimostrando che dalla generazione Z cosiddetta fino ai 40 anni le persone tendono a scegliere i prodotti di quelle aziende che comunque si comportano in modo supposto etico. Anche qua però c'è uno scartamento. Perché noi assistiamo
parte la, sicuramente la polarizzazione, cioè, ma perché assistiamo a questo livello di polarizzazione mentre hai un mondo che afferisce anche a grossi gruppi industriali internazionali che apparentemente aderisce alla piattaforma degli SDG dell'ONU, che assume diversity manager, che spende un sacco di denaro in narrazioni alternative, e quindi certamente è un problema di business, però dal punto di vista culturale, degli assetti culturali, c'è uno scartamento che varrebbe la pena su cui varrebbe la pena riflettere, e noi dovremmo riflettere, perché tu parli di reputation society e questo è un tema proprio di reputazione. Allora, dicevo, sui ragazzi è importantissimo. Noi come rete abbiamo promosso tutta una serie di iniziative da questo punto di vista, e ogni volta che andiamo un po' a raccontare anche come si può cambiare prospettiva, come si può cambiare punto di vista rispetto alla polarizzazione, sottolineando sicuramente le fonti, sottolineando la necessità di capire che cosa stai leggendo, ma anche citiamo questo, c'è un film molto bello che racconta questa vicenda. Siamo nell'88 in Cile, c'era Pinochet al potere e dopo 12 anni, se non ricordo male, di permanenza al potere, la comunità internazionale, obtorto collo, gli impone un referendum per legittimarsi l'auto. E il fronte, lui lo deve fare, naturalmente non c'erano i social, quindi aveva a disposizione totalmente tutti i media, chiaramente. E il fronte del no, quindi che contrario alla permanenza di Pinochet al potere, va dalla Democrazia Cristiana cilena fino all'estrema sinistra, addirittura, cioè forse non arrivava al MIR, qualcuno si ricorda il MIR, ma insomma arrivava lì vicino, proprio all'estrema sinistra. E questo fronte decide di assoldare un giovanissimo pubblicitario, un ragazzo di 28 anni, che fa uno spot completamente, oggi si direbbe con un orrendo inglesismo, disruptive. Cioè non racconta le torture, non descrive il disastro, ma parla, dice, lo slogan era Cile l'allegria gli avviene. Quindi parla di speranza e butta tutto completamente sulla speranza. Questo è un caso che viene poi raccontato in tutte le facoltà di comunicazione, perché hanno vinto lo spot che ha aiutato a vincere le elezioni. C'è un film di Pablo Larraín, molto bello, che lo racconta. Ecco, questo è uno dei toni di voce che noi andiamo riscoprendo, che non basta naturalmente, ma che può aiutare. Grazie Silvia Bello, grazie per aver avuto ulteriori elementi di discussione, di dialogo. Io devo dire che sono molto arrabbiato con Roberto, perché mi ha chiesto di fare il moderatore, avrei tantissime cose da dire ma non le posso dire e me le tengo per me, perché sono tantissimi stimoli su cui ho lavorato per 20 anni, però vabbè, a cena lo picchierò. Ma a parte le battute, in realtà Silvia ha introdotto moltissimi temi importantissimi che vanno tra l'altro verso anche, credo, l'intervento di Paola Barretta, che introduco tra un secondo. Intersezionalità, Silvia, è di nuovo un tema chiave, se ne parla moltissimo e la si fa malissimo, no? Perché si evoca moltissimo senza andare in profondità poi di che cosa significhi veramente, senza mettere in mezzo delle variabili socioculturali, anche di censo, no? Di accesso ai servizi, di accesso alla cultura, alle risorse, mentre invece poi appunto si parla di intersezionalità ogni tanto, forse toccando solo alcuni punti, alcune variabili. È un tema chiave che va affrontato, che dobbiamo affrontare, ma è vero quello che si diceva, le persone che vivono sulla loro pelle poi le discriminazioni non lo vivono, no, in qualche modo a scatole cinesi, a scatole chiuse, ma lo vivono in modo multiplo, si parla di discriminazioni multiple non a caso, ma è un tema colossale che non possiamo toccare stasera. Parlavi di stereotipi di pregiudizio, anche qui la responsabilità dell'intelligenza artificiale, come si fa a lavorare sullo stereotipo del pregiudizio quando la macchina stessa, no, chi l'ha programmata in qualche modo risponde a certi meccanismi, a certi schemi. Anche questo è un tema che sarà centrale per il prossimo decennio probabilmente. E poi appunto è finito con le contronarrazioni, che sono un po' anche uno degli ambiti su cui ci muoviamo come rete. Tra l'altro vi invito a vedere il nostro sito di rete www.retecontrarodi.org, che contiene moltissime delle esperienze a cui faceva riferimento Silvia, dei laboratori, anche delle contronarrazioni prodotte
da studenti e studentesse che ci aiutano anche a dare uno sguardo, avere uno sguardo diverso, in positivo rispetto ai diritti umani, a quello che invece vorremmo, non soltanto quello contro cui ci battiamo, ma anche quello che vorremmo vedere, anche attraverso l'uso delle tecnologie. Però chiederei a Paola Barretta, dulcis in fondo, poi lasciamo a Roberto una replica finale, ma Paola Barretta, amica da tanti anni, colonna, anima, cuore dell'Associazione Carta di Roma, non solo, studiosa, insomma, Paola Barretta è tante cose, io, ci vogliamo bene, come ci vogliamo bene, tra l'altro con molte persone che sono qui presenti stasera, perché effettivamente c'è un lavoro anche di militanza, non solo di studio, no? Di tentare anche di formare i giornalisti, le giornaliste su questi temi. Allora Paola, ti chiedo di aiutarci ad ampliare un po' lo sguardo. Sono stati toccati tantissimi temi che riguardano sia le tecnologie ma anche la responsabilità di chi fa informazione, l'accesso all'informazione, il modo in cui forse dovremmo anche appunto noi chiedere più responsabilità, più anche consapevolezza a chi produce informazione ma anche a chi la consuma, tutti noi e tutte noi. Allora Paola, ci aiuti a fare una riflessione che parta dal libro di Roberto, ma che però ci aiuti anche a trovare delle risposte che vanno nel senso della formazione, della consapevolezza, della responsabilità e un modo più inclusivo, non saprei se usare questo termine, ma certamente più ampio, di fare informazione su questi temi, anche sui discorsi d'odio e anche sul contrasto ai discorsi d'odio. Paola, a te la parola e grazie per essere qui e per aver pazientato fino adesso. Grazie. Bene, grazie. Grazie per l'invito, grazie a Federico Faloppa e a Roberto. Una premessa molto, molto sintetica, iniziale, anche rispetto al luogo in cui ci troviamo e alla possibilità ogni volta di discutere del libro secondo sfaccettature diverse, ed è il motivo per cui invito davvero alla lettura e alla conoscenza, perché potremmo, credo, ciascuno di noi ogni volta ritrovare elementi, sollecitazioni, suggestioni per la ricchezza che è stata sottolineata da chi mi ha preceduta. La ricchezza, la multidisciplinarietà e la prospettiva storica, culturale, che diacronica, che non è scontata, cioè in tutta la prima parte del libro di Roberto, di inquadramento di un, come poi ha sottolineato Stefano Pasta, di un momento, di un mondo libertario, di apertura, di allargamento degli spazi democratici dell'informazione, ecco, di tutti quegli sguardi, poi arrivando nella parte finale sembra che ci sia sempre meno traccia. E quel tipo di resoconto, quel tipo di inquadramento è possibile solo incasellando tutte le diverse tappe di questo processo, quindi insomma grazie, aspettiamo a questo punto il esatto, il seguito e successivo. Puoi scrivere anche meno pagine. Allora, parto dalla fine, seguirò un filone intorno alle parole perché è quello insomma che poi caratterizza anche in qualche l'attività dell'associazione che rappresento, e delle parole, delle immagini, dell'uso che ne viene fatto appunto nel mondo offline e online. Quindi parto dalla fine, dal glossario. È una parte, Roberto, è una parte che ho amato molto nel libro perché è fondamentale, ed è fondamentale per le persone che non hanno una fascia di età compresa tra i 12 e i 20 anni, perché c'è una precisazione, cioè l'utilizzo di termini precisi che attengono all'uso della rete, che non è scontato. Quindi uno strumento che diventa uno strumento, si parlava di media education, che diventa uno strumento fondamentale per andare nei contesti e dialogare con le persone parlando di temi che sono immediatamente comprensibili a tutti. Il secondo spunto sulle parole, e riprendo i titoli della parte conclusiva, l'odio, la vera password del nostro essere connessi, e da lì si apre la sezione vi odio e basta, vi odio perché, vi odio e non mi basta, dovete morire. C'è una sezione in cui c'è un'attenzione di Roberto ai gruppi bersaglio, cioè
perché ad un certo punto nella rete, e non solo nella rete, si innescano alcuni tipi di meccanismi che portano alla radicalizzazione, alla polarizzazione. E che ruolo hanno i media anche in questo? I media, i media tradizionali e poi chiaramente i social. E questa riflessione che svolge Roberto è interessante da tanti punti di vista e provo sinteticamente ad elencarne alcuni. Uno, rispetto al ruolo che hanno i media nel cercare di definire delle regole, degli ambiti che possano mitigare, stigmatizzare alcuni di questi comportamenti. Il problema però è subito legato ai costi. Chi in Italia ha provato a fare esercizi di moderazione, citava prima Matteo, che funzionano in alcuni casi, perché si tratta di intervenire senza, no, senza rimuovere, senza adottare la censura, sono completamente d'accordo con lui su questo, ma hanno dei costi. Quindi chi ha fatto questo esperimento in Italia, La Stampa, Il Quotidiano, che viene sempre citato, ad un certo punto ha interrotto l'esperimento, al punto che adesso, quando si dice l'odio, cioè le campagne di odio costano e quindi denunciamo, incentiviamo tutta questa parte, costano anche nei termini di una restrizione, poi paradossalmente, dello spazio di dibattito, perché cosa succede? Che molte testate hanno scelto di rimuovere completamente qualsiasi tipo di commento, soprattutto nelle dimensioni a livello locale, cioè laddove poi c'è ancora in realtà un'attenzione, perché piuttosto che avere intorno a determinati eventi centinaia di commenti, sapete che c'è, io chiudo completamente al commento, e quindi c'è un effetto in realtà di una restrizione, un restringimento di quella libertà di espressione. Quindi una riflessione che va sui costi e sulle opportunità, quando diciamo, Roberto giustamente sottolinea, a avere più spazi, che sono spazi di condivisione e di dialogo, richiede molto spesso degli investimenti che sono del tutto paragonabili a quelli della rimozione stessa. Secondo punto, a me caro anche a Roberto, sulla concentrazione. Cioè sulla concentrazione, sul fatto che ci siano gruppi che determinano, che possono determinare effettivamente un controllo dei flussi comunicativi, e che del tutto lontano rispetto a quella ricostruzione iniziale, e della quale ci si sente effettivamente anche impotenti, cioè con una dimensione, insomma, individuale, collettiva di impotenza. Non ho risposte su questo, evidentemente, però torniamo, cioè l'impianto delle regole che Roberto sottolinea più volte, che non sono appunto come dei sistemi che di autoregolamentazione, insomma, sono, credo, insomma, una strada da percorrere. Ultima sollecitazione, che è quella più complessa, che è stata sottolineata da tutte le relatrici e relatori, quella della distinzione tra hate speech. Io siamo convinti del fatto che l'hate speech in quanto tale sia facilmente riconoscibile, che si riesca a rimuovere, si riesca a riconoscere e rimuovere. Mirella Marchese rappresenta l'osservatorio di Pavia, che è impegnato nei monitoraggi internazionali ormai molto efficaci, no? Quando si esce anche e ci sono risorse per l'individuazione di analisi nei contesti in cui il dangerous speech, cioè l'odio interetnico e razziale, determina dei rumors e ha degli effetti sul corpo sociale, quel tipo di intervento è facilmente identificabile. Quello che non è tutto il resto. È tutto il resto, che si va dai meme sempre più sofisticati, le chat e i gruppi di WhatsApp in cui si scambiano contenuti, si scambiano sempre di più contenuti antisemiti, che vengono banalizzati. No, nelle ricostruzioni Roberto sottolinea sempre di più la banalizzazione, il fatto di dire sì, ma è uno scherzo, vabbè, ma devi, a me è stato detto da un figlio adolescente, mamma, devi mettere, allora devi segnalare i gruppi di tutta la città in cui abitiamo se questo è un problema, perché è una prassi del tutto frequente il fatto di scambiarsi alcuni tipi di immagini, alcuni tipi di meme, che 20 anni fa ci avrebbero fatto inorridire, e ci fanno inorridire evidentemente anche oggi. Quindi
riuscire a identificare quell'area è sempre più complesso ed è sempre più la sfida che è connessa, secondo me, insomma, ed è sempre più rilevante per chi si occupa, scrive testi, con l'idea che possano circolare in ambienti al di fuori di chi in qualche modo ha già una sensibilità al tema. E chiudo veramente, mi è piaciuto tempo fa, Roberto sa, e ritorna, c'è la possibilità di uscire dalle riserve, tra virgolette, dei propri spazi, perché un giornalista, a seguito della pubblicazione di una vignetta famosa, il bambino ritrovato con una pagella cucita addosso, un giornalista disse: io sono stato ho ricevuto a seguito di quella pubblicazione centinaia di migliaia di insulti, non appunto discorsi di odio, ma recriminazioni, e poi magari neanche non rilevate, dovrebbero morire tutto in mezzo al mare. Quindi decine e decine di migliaia di messaggi di questo tipo. Però grazie a quella vignetta io sono riuscito ad arrivare a gruppi che mai mi avrebbero letto. E grazie sempre a quella vignetta persone mi hanno scritto e mi hanno detto: ma io non avevo idea di tutto quello che poteva accadere ad alcuni bambini, non prospettive, sogni. Quindi quella potenzialità legata al fatto di dialogare, che sarebbe impensabile perché chi acquistava un giornale o chi seguiva o segue un telegiornale seguirà quello e non seguirà l'opposto. Nei social invece questa barriera può essere in qualche modo attraversata. Allora stimolare quanto più possibile contenuti di questo tipo, secondo me, è la strada. Grazie Paola Paretta, grazie anche per l'estrema sintesi, devo dire, consapevole del tempo. E adesso diamo la parola di nuovo a Roberto. Grazie Paola, anche tu hai toccato temi che completano le osservazioni, gli spunti già offerti finora. Quest'ultimo spunto dell'utilizzo di alcuni materiali e contenuti per cercare di fare formazione, per far crescere la consapevolezza su alcuni temi, è centrale. Il CEDEC lo sa bene, lavorando sui meme antisemiti, sa benissimo che è più efficace andare in una scuola e dire: guarda, ti dico che cosa significa questa immagine, che non magari la censura, che non magari appunto il dito puntato. No? Bisogna lavorare in questo modo, anche analogico, mi verrebbe da dire. No? I problemi sono sì digitali, ma molte risposte le dobbiamo trovare in modo anche analogico. Internazionale ha pubblicato un articolo questa settimana su come la Finlandia stia contrastando le fake news, tutto la manipolazione dell'informazione con la scuola, la formazione, la ricerca delle fonti, un dialogo continuo tra formatore e persone che vengono formate. Insomma, questo è lo sforzo che cerchiamo di fare tutti i giorni con il nostro lavoro e che certamente ci obbliga, anzi, che può essere efficace soltanto se, come diceva Paolo, usciamo dalle bolle, diciamo, dalle prediche ai convertiti, come si direbbe in inglese. Allora, Roberto, tantissimi stimoli, tanti. Ci vorrebbe un convegno, no? Per rispondere a tutte queste idee, questi stimoli. Lo vedo Matteo che scuote. Ah, no, ecco, pensavo che fossi contrario. Noi lo faremo, tra l'altro, lo annuncio in anteprima, il 18 di ottobre vorremmo fare come rete nazionale un convegno sullo stato dell'arte, sugli discorsi d'odio e il contrasto. Tra l'altro ci saranno molti soggetti di rete che saranno coinvolti, lo terremo probabilmente a Bologna il 18 di ottobre, quindi certamente cercheremo di invitare anche un po' di persone che con noi vorranno dialogare su questo tema. Roberto, sei precettato, lo sai. Precettato, ma per pochi minuti, perché io... No, precettato per il convegno. Adesso però la parola a te, anche perché ti abbiamo lasciato parlare troppo poco, però credo, spero che questo dialogo sia stato anche, no, in qualche modo un modo per ragionare sul tuo libro, per aggiungere dei temi, eccetera. Ma Roberto, aiutaci a concludere un po'. Ci provo, no? Intanto continuo a ringraziarvi, anche e soprattutto a coloro che ci stanno ascoltando online, ma anche chi è qui in presenza e ha avuto tanta pazienza fino adesso. Ma io penso che i temi li abbiamo toccati un po' tutti. È chiaro che in un'ora e mezza è difficile andare in profondità, però spero che le suggestioni che sono venute, diciamo, da questa presentazione e ci diano non solo lo stimolo, diciamo, a leggere il libro, che è banale anche dirlo, no, ma ci diano proprio lo stimolo a riflettere su questi temi, in particolare quello che diceva adesso Paola, che ha toccato, diciamo, il tema della media literacy, lo riprendevi anche tu,
e partendo anche da un dato generazionale, dalle domande che ci pongono i nostri figli, e perché poi alla fine bisogna fare le cose che servono. Guarda, Matteo, diciamo, la sua pragmaticità, no? Cosa serve fare oggi? Penso che possiamo chiamarla media literacy, chiamiamola educazione al digitale, chiamiamola educazione a quelle regole della comunicazione che nel digitale, ecco, non sappiamo più tanto come applicarle, perché i primi a non sapere come applicarle in fondo sono i policy maker, perché l'autoregolamentazione dei media cosiddetti tradizionali, che chiamiamo ancora così giustamente, funzionava, ha funzionato fino a un certo punto, e poi appunto è giunto qualcosa che ha cambiato completamente le regole. A me c'è una cosa che non c'è nel libro, e così vi spoilerò un pezzo del prossimo, scherzo. No, c'è un dibattito negli Stati Uniti molto ampio sulla, Paola questa cosa già l'ha sentita in un'altra presentazione, mi ci sono un po' fissato, ma sul cambiare un comma di una legge, che è la legge sulla Communication Decency Act, che è la legge sulla comunicazione, diciamo, che regolamenta i media negli Stati Uniti, che era stata varata sul fine degli anni 90, quando gli albori dei social media cominciavano a mettere in discussione appunto le regole, insomma, la Costituzione americana sostanzialmente, e fece molto arrabbiare questo Decency Act i cyber utopisti, coloro che credevano nella rete libera, aperta, anonima, senza regole. In realtà, se la leggiamo oggi, capiamo forse uno dei problemi. Dice: nessun fornitore, questo è il comma, la section 230, il comma 230 di questa norma, nessun fornitore utente di un servizio informatico interattivo sarà trattato come editore, autore di informazioni fornite da un altro fornitore di contenuti informativi. Cioè, questa voleva tranquillizzare tutti dicendo: non vi preoccupate, su internet potete continuare a scrivere quello che volete, perché la responsabilità non sarà vostra, ma sarà quella semmai di chi ha scritto il contenuto originale, ma non di te che l'hai postata, non di tu che l'hai condivisa, non ti preoccupare, internet rimane uno spazio libero, voleva tranquillizzare. Questa è valida, questo è un comma che ancora c'è oggi, e sulla base del quale si sono uniformate tutte le policy dei social media dagli anni 90 a oggi. Non ci riusciranno a cambiarla forse questo comma negli Stati Uniti, ma è per dire che siamo ancora qui. La responsabilità di chi è alla fine? Bisogna fare le cose che servono. Mentre che capiamo di chi è la responsabilità, cerchiamo di educare, diciamo, di ampliare il tema della media literacy, di entrare di più, di non aver paura di misurarci con alcuni dei termini che oggi Matteo ha solo, per esempio, toccato: pedopornografia, Matteo aiutami, tanti altri che tu, su cui tu lavori, ma che hanno dei nomi, diciamo, che ci pongono un po' in allarme, ma che sono le cose con cui hanno a che fare sostanzialmente i giovani oggi, ma non solo, perché sono problemi, fenomeni altrettanto odiosi, trasversali, e se non sappiamo neanche nominarli, non sappiamo neanche di che cosa parliamo, come facciamo a trasmettere una sorta di autoregolamentazione alle nuove generazioni, posto che la norma, nonostante l'Europa, eccetera, eccetera, le policy qui stanno ancora, stanno alla section 230, non c'è responsabilità. Come facciamo noi a spiegare che non bisogna mettere i meme violenti su WhatsApp? Se aspettiamo la norma, io temo che ora che il Digital Services Act entri in funzione, ci siano le norme attuative, ci siano gli organismi in Italia che... mio figlio ci avrà 20 anni, ecco, nel frattempo però sta online e ha a che fare con questi problemi. L'ultima cosa che dico è, nel libro si accenna appena al tema dell'intelligenza artificiale, si accenna un po' a un grande assente nel dibattito di oggi, il metaverso. Non sappiamo bene a cosa andiamo incontro noi, e lo vedo sempre appunto in relazione a nuove generazioni che passano online tantissimo tempo, non solo mandando nei servizi messaggistica, nel gaming, passano online tempo cercando di informarsi. L'80% dei giovani si informa online. Come? Guardo Paola, non lo so, su quali tipo di fonti? Su Google, Wikipedia, forse noi la usiamo, ma nuove generazioni la saltano perché pensano che è una roba da
da vecchi. Quindi ecco, è giusto, diciamo, l'autoregolamentazione dei social arriverà quando le norme saranno poi realmente applicate, quando le multe li obbligheranno a farlo, però penso che il tema è appunto tornare un attimo a quello che era l'internet delle origini, per dire doveva essere libero, democratico, anonimo, uno spazio di l'anello mancante appunto della globalizzazione, qualcosa è andato storto, però noi quell'internet lì non ci dispiace, cioè quel tipo di comunicazione non ci dispiaceva, anzi è probabilmente una promessa mancata, ma forse è quello che dobbiamo, a cui dobbiamo aspirare. Nel frattempo però dobbiamo anche spiegare che cosa significa ai nostri figli non postare per esempio immagini di altri minori che fanno cose durante una festa su un gruppo di Telegram o di WhatsApp. Dobbiamo tenere entrambe le cose, altrimenti ci ritroveremo probabilmente tra qualche anno, appunto qui disruptive è la parola giusta, catapultati in un altro contesto completamente diverso, le cose che ci siamo detti oggi tra un paio d'anni sembreranno preistoria, però non avremo fatto tesoro di queste trasformazioni, di questi passaggi che sono imprescindibili per comprendere anche l'internet e il web di domani. Quindi vi ringrazio ancora della pazienza. Grazie a te Roberto Portone. Allora, molto social troppo dark, trovate ancora forse una copia o due lì. E se ci sono osservazioni e domande, molto tardi, mi rendo conto, però se siete d'accordo magari sciogliamo la formalità e se qualcuno ha domande o commenti da fare a Roberto li facciamo anche in modo informale uscendo o stando ancora qui qualche minuto. Intanto io ringrazio, Milena sei ancora con noi, che bello vederti. Milena, anche tu se hai commenti o se vuoi fare un saluto, visto che sei ancora collegata, se ci senti, non so se hai seguito un po' della discussione. Ci hai sentito, allora ci hai seguito. Anche tu hai colto, credo, la ricchezza del dialogo di questa sera, tantissimi spunti su cui riflettere, non so se vuoi lasciarci con un commento, Milena, a te la parola. Non ci sei, Milena non ci sente, allora noi ti salutiamo, non so se almeno senti il saluto, e ti salutiamo con un applauso, grazie per essere rimasta con noi. Grazie Milena, grazie ancora per essere rimasta con noi fino alla fine. Grazie moltissimo al CEDEC che ci ha ospitati, grazie a chi ha seguito la parte tecnica, la parte della diretta, grazie davvero, un applauso, grazie. Anzi grazie. E grazie a tutte voi e a tutti voi, e continuiamo a fare rete e a lavorare su questi temi insieme, perché appunto la complessità c'è e le risposte devono essere efficaci, altrimenti appunto ci troveremo a parlare di queste cose ancora qui, ancora nello stesso modo tra un po' di anni. Lavoriamo insieme, grazie, buona serata. Grazie.